l'ennesima nuova avventura, con quali stimoli, con quali obiettivi? Buongiorno a tutti. Stimoli tanti, stimoli per me è sempre una sfida, giocarsi il campionato, giocarsi un qualcosa di importante per questa maglia, per questa società. Quindi sono venuto qua per dare tutto me stesso, la mia esperienza, il mio modo di giocare, per contribuire, per dare una mano, se possibile, a questo gruppo fantastico che ho trovato. E tu sei arrivato il giorno dopo subito in campo, una partita insomma, che si presentava da sola, insomma, la tua esperienza ti ha dimenticato, però com'è stato, insomma, perché immagino non sia semplicissimo, cioè arrivare, il giorno dopo giocare una partita tra la prima contro la seconda, non è stato facilissimo, immagino. Sulla carta non era facilissimo, sì, però io devo ringraziare soprattutto lo staff, il mister che si è messo a disposizione fin da subito a spiegarmi un po' come il modo di giocare, cosa gli piaceva fare a questa squadra. E poi devo ringraziare soprattutto i miei compagni, perché alla fine sono stati loro a mettermi a mio agio, perché alla fine sapevo che giocassero così bene, però trovarsi in mezzo e tastarli di persona è stata veramente bello, quindi più che altro il merito va soprattutto a loro, che mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo e è andata bene contro il Palermo. E ti chiedo invece come è andata questa trattativa, insomma, l'Empoli che ti ha seguito sin dall'inizio del mercato ci è voluto un po', perché tu rimasti, credo non sia stato facile nemmeno lasciare Bologna. No, la verità sì, infatti non è stata facile, però sì, c'è stata c'è stato un contatto con l'Empoli sin da subito, dai primi giorni del mercato. Poi sinceramente il mister Donadoni mi ha fatto giocare subito contro il Benevento, dovevo giocare anche contro il Napoli, poi per un piccolo fastidio alla caviglia non ho giocato. E poi niente, la trattativa andava avanti. Sinceramente a me mi stuzzicava parecchio l'idea di venire a Empoli, anche perché trovavo poco spazio quest'anno a Bologna e volevo mettermi in gioco, mi piace giocare a me, quindi mi piacciono le sfide e so che questa è una grande sfida e l'ho accettata al volo, anche perché sono venuto sinceramente, il mio parere e anche quello degli altri nell'ambito calcistico, come lo dicono, è una grandissima piazza e spero di far bene. Ah, tanto se un giorno si vede la macchina non proprio male. Senti, è difficile entrare in una storia così, o è più semplice? Cioè, l'organizzazione ti ha aiutato, o sei già aiutato con l'organizzazione? È difficile come capire dove è il confine tra... No, difficile no, perché sono stati veramente... è stato veramente il gruppo che mi ha accolto benissimo. Stiamo parlando di... proprio sul campo. No, anche sul campo, anche sul campo, perché quando questi ragazzi giocano con una mentalità e un modo di giocare abbastanza definito, viene di conseguenza adeguarti a loro. Sinceramente pensavo fosse difficile, però non lo è stato. Buonasera a lei. io le chiedo questo, quindi va bene, già, quindi tutto bene, il mio collega, non so se vuol dire dal mattino, ma come ha trovato l'ambiente Empoli, lo spogliatoio, lo comedone, c'è stata giornata della luce, che ambiente ha trovato in generale? Trovato un ambiente sano, molto sano, che forse non ha toccato proprio queste zone del mister di prima. E si è messo subito a disposizione del mister Andreazzoli, quindi l'ho trovato motivato, sano e con un obiettivo ben preciso. Quindi potrei aggiungere, ha trovato un ambiente con molta professionalità? Sì, molto. Molto professionalità e... No, ma è vero, a volte ha fatto bene lei a ricordarmelo, perché anche l'emozione non fa uscire tante parole giuste, che molta professionalità.
ci sta perché è proprio la società a chiederlo e quindi questa professionalità a me piace tantissimo. Crepi, grazie a lei. Sì. Scusate, ma avevo una curiosità. Mi ricordo un Bologna-Empoli dell'anno scorso, dicembre, mi pare. La partita in cui ha fatto a sportellato per 90 minuti con Lehmann, ma per volte si prese, date. E poi alla fine un grande abbraccio tra voi due che mi colpì molto. E questo, maglietta, è quello che abbiamo visto in quella partita. Sì, è questo che in... fuori dal campo sono una persona, in campo io cerco di dare tutto me stesso per la maglia in cui gioco, cerco di portare a casa il risultato e dare tutto me stesso, e non ci sono amici lì dentro. Poi finita la partita è tutta un'altra cosa, si poteva perdere, si poteva vincere, poi c'è stato il pareggio, però fuori dal campo è tutta un'altra cosa. Una cosa che mi fanno sempre chiedere in questa occasione a calciatori che arrivano con una grande esperienza alle spalle è: in questi anni cosa ti era arrivato di Empoli? Cioè, qual era la sensazione, il pensiero che ti variava in testa su questa piazza, su questa squadra che hai affrontato appunto diverse volte l'avversario? Sì, l'ho affrontata diverse volte l'avversario ed è stata è una piazza che fa gol a tanti giocatori, anche perché l'ho affrontata tantissime volte. Anche l'ultima volta mi ricordo l'affrontai anche l'ultima partita Verona-Empoli, che poi finì 0-0, che l'Empoli andò ai playoff, noi andammo in Serie A diretti, quindi poi l'anno scorso tante volte ci siamo incontrati, l'Empoli di Sarri che è stata un'Empoli bellissima, e che dire, è una piazza che vuole fare tanto, che lavora molto bene anche con i giovani, e anche col settore giovanile vedo che c'è molta presenza della società, quindi a me piace tanto e penso e sono convintissimo di aver scelto benissimo. Senti tu, Mario, avrei visto un po' i numeri di questa squadra, e uno dei problemi, diciamo, della prima parte di campionato sono stati i tanti gol subiti, soprattutto come a volte vengono presi questi gol, magari in partite che Empoli andava in vantaggio, anche a volte due gol e poi a volte peccavano anche un po' di ingenuità. Immagino, insomma, tu sei stato scelto anche per la tua esperienza, per il tuo bagaglio, e immagino anche tu, per proforma, ma che tu sia pronto ad assumerti anche questo tipo di responsabilità, oltre che ovviamente per dare questi tecnici. No. Responsabilità ce le assumiamo fin da subito. Sì, all'inizio si è fatto un po' fatica, però adesso si è trovato un equilibrio, penso, anche da partite scorse che io non c'ero, con il 4-0 contro il Bari, quindi penso che si è trovato un equilibrio giusto. Poi gli errori ci stanno e siamo qua per migliorare, per limarli più che altro. La cosa più importante, ho visto anche delle partite però che si è andato sotto di 3-0 e si è recuperato 3-3, quindi questo significa che ha una squadra che ha carattere. Penso che da qui alla fine sarà un altro campionato. Se conosco bene la Serie B, la conosco, quindi è completamente un altro campionato.